Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti al settimo episodio dell'Isola Solitaria dell'Armatura, il primo DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Oggi andremo da Mustard, perché abbiamo completato la Zuppamax per Urshifu, quindi molto probabilmente vedremo la sua Gigamax. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su di supporto, di prendere il vostro Joy-Con e giocare insieme a me. Giocate questo gioco, ovviamente, se l'avete, se non l'avete, gustatevi questa parte super rilassante. E soprattutto vi ricordo di Federic Store per acquistare prodotti Pokémon veramente incredibili. Ci sono le team di Zazen e Zamazenta in preordine, prendetele perché escono il 26, le riceverete a casa vostra. Quindi, caro Urshifu, sei pronto? Dai, raggiungiamo subito il dojo. Sì, lo so, ti stavo per investire, però... Let's go, raga! Urshifu non mi sta dietro. Non ce la fa. Vai, 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 vai. Poi ovviamente ci saranno le guide extra, mi raccomando. Ci sarà la guida su tutti i potenziamenti del dojo, quindi tutte le strutture che potete comprare con i VAT, e soprattutto ci sarà la guida ai Diglett e altre cosettine che vedremo più avanti. Let's go, vai! Guida al 100%, solo sul canale di Federic, iscrivetevi, mi raccomando. Ci siamo! Siamo tornati con Hope! Bella lì! Ci si rivede! Aspetta un po'. Cos'è sto odore dolce? È il profumo di quella prelibatezza che fa impazzire Urshifu! Il miele, Max! Ne abbiamo raccolto un sacco! No! Rispetto totale! Siete due schegge! Quando io e Federic uniamo le forze, valiamo per 100. Bella, zio! E pensare che non vi ho nemmeno dato una dritta su come trovarlo. Ci state troppo dentro, ragazzi! Rispetto, rispetto. Lo sapevo che in realtà non si era dimenticato del miele, Max. Ebbè, vecchietto è arzillo, ma mica stupido. Scommetto che Urshifu berrà la zuppa, Max, se ci aggiungiamo del miele, Max. Beh, ciccio, credo proprio di averti insegnato tutto quello che devo insegnarti. A questo punto mi sa proprio che posso sfidarti senza trattenermi. What? E mi sa pure che dovrò rincominciare ad allenarmi un botto anch'io. Quando ti senti pronto per una sfida contro di me, fai un salto all'arena dietro al dojo. Stai in campana però, che farò sul serio. Ecco perché nel precedente episodio mi avete scritto di avere i Pokémon almeno a livello 70. Io, ragazzi, mi sono allenato Urshifu fino a livello 70. E in squadra aggiungerò ovviamente il mio Zacian a livello 100, per essere sicuri che sia una squadra equilibrata, insomma. Il maestro ha detto che non si tratterrà. Chissà quanto è forte quando fa sul serio. Pensa solo che è stato il maestro di mio fratello. Scommetto che è straordinariamente forte. Questo è poco ma sicuro. Federic, resta concentrato quando lo affronti. Beh, è ora di riprendere le mie ricerche su quest'isola. Ciao Hope, ci si rivede. Verrò a fare il tifo per te quando affronterai Mustard. Ci si vede. C'è da dire che Hope non lo vedremo più, forse, dato che nelle terre innevate ci sarà Sonia al posto di Hope. Questo ce l'ha spoilerato nel precedente episodio. Andiamo qui a preparare questa zuppa, Max. Se mi porti il miele, Max, e dei funghi, Max, li aggiungo alla zuppa, Max. Così Urshifu, l'evoluzione di Kumufu, la berrà di sicuro. Vuoi dare un po' di zuppa, Max, a un tuo Pokémon? Certo. Ok, funghi, Max. Ce li ho, ce li ho. Come? Li ho i funghi, Max. Ma? Ma serio? No, vabbè, che storia. Mo' devo andare a cercare i funghi, Max. Ma non mi dire. Ero convinto di averli, raga. No, cavolo. E mo' dove li trovi i funghi, Max? Teoricamente ce ne dovrebbero essere vari nel bosco. Mi pare di averli visti, sapete? Oh, signori, qua dietro c'è uno strumento. Mi sto girando praticamente tutta l'isola a caccia di funghi. Però teoricamente affrontando i raid dovrebbero spuntare proprio come funghi. E io ho affrontato un sacco di raid, solo che di questi funghi nemmeno l'ombra. Tanto raccogliamo anche questo strumento, dato che ci siamo. Probabilmente avrò saltato un sacco di Diglett, però piano piano, allenatori, piano piano. Ok, vediamo se in questa grotta c'è qualcosa, va? Non c'entro da un sacco di tempo, perché c'è Azurra qui? What? Ok, campione, sei venuto a trovarmi? Tranquillo, sto scherzando. Ma... non l'avrei mai detto. Allora, di funghi, Max, nemmeno l'ombra. Ma, incredibile, eh?
teoricamente, affrontando 3 raid, dovremmo riattivare la crescita dei funghi, tipo nel bosco concentrazione o nei vari posti bui di Galar. Comunque, affronto 3 raid e poi torniamo nel bosco a vedere se sono cresciuti. Questa potrebbe essere anche una guida al funghi, Max. Poi comunque vedremo se farla come parte extra oppure no. Con Zacian al 100 dovrei farcela veramente easy. Tra l'altro io già avevo affrontato alcuni raid prima di questa parte. Quindi teoricamente questo dovrebbe essere l'ultimo. Ok, Miltank sconfitto. Dovremmo farcela. Ok, fatto. Teoricamente se io adesso vado nel bosco concentrazione dovrei avere di nuovi funghi. Ne ho affrontati 3 di raid, ne sono più che sicuro. E poi i funghi crescono a coppie di 3, quindi entriamo nel bosco. Almeno che i raid non debbano essere fatti per forza all'interno del bosco. E questo potrebbe essere un problema perché vuol dire che devo affrontare altri 3. Eccoli! Allora la teoria è vera! Incredibile! 3 raid, 3 funghi! Oh, ragazzi! Almeno credo, perché mi ha detto un fungo max, ma un fungo max ne corrisponde per forza a 3. Quindi, bene ragazzi, bene, bene, dai, sono contento. Adesso non mi resta che tornare dal tipo delle zuppe. Vediamo un po' se adesso ce la possiamo fare. Allora, signore? Sì, certo. Oh, là! Diamola a Urshifu. Seleziona. Sì. Sì, 3 funghi e un miele max. Ah, così vi ho spiegato anche come ottenere i funghi max nel caso non li abbiate. Buono, questo episodio mi piace, ha preso una bella piega. Bon, ho perso più tempo del previsto però, facendo 3 raid a caso, quindi andiamo ad affrontarlo. Spero di farcela. Il mio team non è male così. Mi tengo comunque Zacian. Proviamo a usare un po' Urshifu a livello 70. Anche se gli potrei dare una caramellina, così. Facciamo salire ancora di più, ragazzi, vai. In questo modo. 71 e via. Il resto del team mi piace. Bella lì, siamo alla resa dei conti? Ora te la giochi con me, ci sei? Batti 5. Ragazzi, incrocio le dita perché non ho la minima idea di come possa andare questa sfida. Non ho la minima idea a che livello possa avere i Pokémon Mustard. Però ha detto che adesso farà sul serio, quindi vediamo. Anche se ci hai tirato un bel pacco presentandoti al dojo al posto di un altro, è stata una mossa troppo giusta. Sai che ti dico, zio? Che m'hai proprio fatto un favore. Una roba così mitica non mi capitava da una vita. Anche se sono un Matusa, c'è poco da fare. C'ho troppa la fissa per le lotte serie. Bene, bella lì. Diamoci una mossa, a parte la giostra. Ragazzi, crociamo le dita, vediamo un po' questo combattimento contro Mustard. 6 Pokémon, inizia con Meowth. Ok, quindi è proprio una bella sfida questa. Allora, ovviamente non subito il Dynamax, però iniziamo un po' a boostarci con gran fisico, sapete? Zuffa. Porca miseria! È vero che siamo anche di tipo buio! No! Vabbè, sono costretto a usare un revitalizzante su Urshifu perché voglio vedere comunque la sua Gigamax in questa lotta. Allora, mi ricarico un attimo Urshifu, metto un attimo Zacian per calmare un attimo le acque. Madonna, ma è fortissimo sto Pokémon, ma che è? Pure brutto colpo. Ah, è fortissimo, raga, veramente. Era meglio se mi allenavo. Pure scottato. Vabbè. Beh, dimmelo che mi vuoi male. Teoricamente dovrei essere più veloce, quindi mi basterebbe fare una spada solenne. Anche se potrei un po' boostarmi con danza spada. Teoricamente potrei farlo, Ancora calcio ardente. Sono scottato, ma voglio comunque continuare la lotta con spada solenne. Tanto sono più veloce. Vai. Via. Ora mi curo. Oh, meno male che mi sono fatto salire Zacian al 100, perché se no... Mamma mia che potenza. Pazzesco. Scottato. Luxray. Ok, lasciamo sempre Zacian. Luxray mi abbassa l'attacco. Mi sono portato un po' di ricariche tot per stare più tranquillo. Vai. Così. Spizzalampo. Porca miseria, che assassino questo. Uff.
Ancora. Spada taglio maestoso, vai. Così, di cattiveria. Questa mossa è super con Zacian. Spacca di brutto, raga. Vai, 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 vai. Sì, 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 sì. Bam, anche se non è molto efficace, chi se ne frega. Spizzalampo. Sbam. E ora ci basta uno sgranocchio. Non usi non usa ricariche totali, molto bene. Io purtroppo, ragazzi, devo fare i video. Nel senso, devo portarvi gli episodi. E quindi portarvene due al giorno e allenarmi anche il team in contemporanea non è fattibile. Troppo difficile, dovete capirmi. Ma per un fattore di tempo, ragazzi, portarmi tutta la squadra a livello 78-80, facendo tanti raid e ottenendo caramelline, ci metto veramente un botto. Quindi piuttosto uso Zacian e via. Comunque, cercherò di usare anche, per esempio, Acidona, anche se la differenza di livelli è impressionante, ma siamo più veloci. Però, differenza elevata, ma facciamo lo stesso male. Tanto meglio. Ok, ancora, Overdrive. Credo che lui, ragazzi, alla fine utilizzi Urshifu. Quello però acqua. Secondo me sì. Il problema è che il mio è debole alla lotta, quindi sono messo combo subito. Combo! Contro combo sarebbe stato utile mandare Itachi, ma a questo punto io direi di mandare proprio Urshifu. A questo punto sì, ragazzi. Penso di potercela fare. Perché comunque lui ha aeroassalto, eh. Vero che combo ha anche mosse lotta, però... Potremmo fare Dynamax e provare con aeroassalto. Ah! Siamo più veloci, vediamo? Sì, siamo più veloci. Ah, li leviamo pochissimo, raga. Lui si boosta l'attacco e la difesa. Tutto, ragazzi, si boosta praticamente. Però subisce un bel po'. Beh, ce la facciamo. Ce la facciamo con la Dynamax e Dynajet. Vai. Ce la facciamo, ragazzi. Diventiamo prima noi Gigamax di lui. Così ci assicuriamo un KO subito. E vediamo un po' questa Gigamax. Mamma mia, che figata, rosso. Bello. Bello, bello forte, raga. Wow. 450. Forza sfera, cosa? Prima lui attacca? Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo attaccasse prima lui, veramente. Impressionante. Bene. Ah, è perché si è boostato la velocità, è vero. Vabbè, adesso siamo più veloci noi. Wow. Pazzesco. Siamo a livello 72 e 64 per Acidona. L'Icaroc la prossima mossa. Dovremmo essere più veloci, proviamo con Dinapugno. Ma secondo me ce la dovremmo fare, raga. Beh, se non ce la facevamo con una mossa lotta super efficace sull'Icaroc. Però ce la stiamo facendo con un Shifu. Molto bene, molto bene. Pensando che sto registrando questo episodio alle 5:30 e deve uscire alle 19:30, quindi per farvi capire. Urshifu anche lui, non cambiamo Pokémon. Lui c'aveva anche lo schermo luce dalla sua parte, quindi è normale. È normale che era bello parato dagli attacchi. Comunque, Urshifu, questo però è l'altra forma. E adesso... Dynajet, che è super efficace, ragazzi. Ma anche lui fa diventare Urshifu Gigamax, mi sa. Vediamo? Sì, infatti. Mamma! Di ponte energetica, avete visto? Fantastico! Ed eccolo qua, la forma acqua. Vabbè, ragazzi, tanta roba però la differenza, eh. Ma... Questo è un momento epico. Mai! Ovviamente non lo uccidiamo, mi pare ovvio. Adesso lui ucciderà noi. Aumentiamo la velocità, magari fallisce, no, eh? Dinapugno, beh. Siamo spacciatissimi, raga. Però adesso ovviamente abbiamo vinto perché mando Zacian e via. Anzi, aumenta l'attacco, va bene. Che se potevo mandare Dynajet con Baldeali. Avrebbe vinto comunque, ragazzi, anche se mi gigamaxizzavo in questo turno. Allora, teoricamente con Zacian dovremmo essere più veloci. Dovremmo. Anche perché ora ci aumenta l'attacco. Ce la facciamo con una spada solenne? Sì, siamo più veloci.
E lo uccidiamo. Bene. Sì. Dai, Zazian e Urshifu ho usato alla fine. Non è stata male come lotta. Abbastanza epica, devo dire. Mi è piaciuto un sacco giocarmi Urshifu, raga. Veramente un botto. Ho sconfitto il maestro del dojo e adesso... voglio dire... chi ci ferma più? La forza è mutevole ed effimera. Anche quando la fai tua, ti scivola via in un attimo. Ma la tua forza ora è salda e irremovibile e ti ha permesso di sconfiggermi. Le mie più sentite congratulazioni. Abbiamo vinto 30.000 poche dollari. Benissimo, raga, benissimo. Ho perso nonostante abbia fatto così sul serio. Che più serio non si può. Come si suol dire in questi casi, l'allievo ha superato il maestro in 3 giorni. Voglio dire, eccoti una versione speciale della mia card della Lega Pokémon. Nessuno la merita più di te, fantastico. Questa dopo ce la vediamo, La card Lega Pokémon rara di Mustard. Ora tocca a me ricominciare da zero e allenarmi per batterti. Che storia è questa? Hai perso? Eh sì? Oh, siete venuti per me. Ah, che affascinante sei quando fai sul serio. Perdo la testa ogni volta. Ora che ci penso, Federic? Te la sei cavata meravigliosamente. Oggi una bella Zubamax non ce la toglie nessuno. Bisogna festeggiare. Lo sapevo, anche se sei nuovo arrivato. Bene, 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 bene. Un geniaccio. Vabbè, Hope già lo sapeva. E anche tu, caro Urshifu. Sono davvero fiera di te. Fiu, fiu. Fantastico, raga. Federic. Che cosa vuoi, Sofora? Beh, insomma, dovrei farti i complimenti. Beh, spiacente, non te li farò. Non c'è più nulla da festeggiare. Però lo ammetto, mi sono proprio tolta un peso dello stomaco. Sei così forte da battere il maestro, vuol dire che contro di te non avevo proprio speranze. Comunque, la prossima volta le cose non andranno così. Ti stupirò con la mia abilità. Non ho nessuna intenzione di perdere. Mi spiace, ma vincerò di nuovo io. Ah, ma smettilo, che nervi! Hai proprio un carattere odioso tu. Insopportabile, quasi quasi quanto il mio. Mi fa piacere sapere che te ne rendi conto. Bella raga, con questo finisce la prova segreta del Dojo Master. Eccolo, che torna quello di sempre. Senti Ciccio, che ne dici se io e te continuiamo a sfidarci per diventare sempre più tosti? Ti ispira la cosa? Bisogna tenersi pronti per quando sarà il momento. Il momento? Tranqui, poi capirai a che mi riferisco. Ci sarà da flashare, zio! Cosa vuol dire ragazzi il momento? Che momento dobbiamo aspettare? Finisce qua il DLC? O abbiamo ancora qualcosa da fare? Molto interessante, molto interessante. Ma io direi che possiamo terminare anche qua questo episodio. Fine! È finito il DLC! Ma che cazzo? No, 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 no. No! E no! E no! Non può essere finito qui. Mi prendi in giro, mi prendi? Hai addirittura sconfitto il grande maestro e faceva pure sul serio. Un allenatore come te di sicuro riuscirebbe a superare la prova limitata, la più ostica che si sia mai vista in questo dojo. Vabbè, ragazzi, dovremmo affrontare questa prova limitata e poi fare le parti extra, ma in fin dei conti mi sa che è finito il DLC. Allora, non so se è finito, ci vediamo domani nel caso con un altro episodio. Penso che affronteremo quest'altra prova? Penso di sì, ma poi chi lo sa, chi lo sa. Ho da fare un paio di extra, un paio di guide, ci vediamo domani con un prossimo video. Credo che da domani ne uscirà uno al giorno a questo punto, credo, non lo so. A domani, vediamo. Ciao!